Oggi è una giornata particolare perché innanzitutto sta ricominciando a tornare il turismo e di questo siamo estremamente contenti. Chiaramente il nostro obiettivo è quello di tornare ai numeri pre-Covid, sappiamo che è un percorso, non si realizzerà in pochi mesi, ma il fatto che Aeroporti di Roma stia lavorando intensamente, abbia aperto ai voli Covid-free e quindi in qualche modo rappresenti la garanzia della sicurezza come uno dei principali, delle principali assicurazioni che può offrire ai cittadini e ai turisti è evidentemente un motivo ulteriore per venire in Italia. Un'iniziativa che abbiamo deciso di svolgere congiuntamente come amministrazione e come aeroporti per far conoscere a tutti i viaggiatori, ai turisti, ai passeggeri che transitano per il nostro aeroporto che cosa può offrire Roma. Potete vedere qui accanto a noi, trasmetterà il TG Roma Informa. Abbiamo alcune informazioni che sicuramente i turisti potranno apprezzare. Ancora parliamo di quelle che possono essere notizie sulle regole da seguire per svolgere le visite in totale sicurezza e viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico e ancora un set di contenuti sarà tarato su tutte le iniziative e gli eventi legati sia alla cultura, quindi immaginiamo il Teatro dell'Opera e i Teatri di Roma, sia agli eventi sportivi. Di dare l'opportunità, come raccontava la sindaca, ai nostri passeggeri di conoscere le bellezze della capitale già nei primi momenti in cui si arriva appunto in città e anche avere notizie, diciamo, tutte le numerose iniziative che l'amministrazione pensa appunto per la città, per i nostri servizi. Questo fa parte in generale di uno sforzo che facciamo, per uno sforzo civile naturale, di operare chiaramente in stretto coordinamento a sistema con le istituzioni del nostro territorio, del nostro paese e certamente in primis l'amministrazione di Roma e Roma Capitale. Sono numerosissime, diciamo, i fronti su cui possiamo e dobbiamo e stiamo lavorando insieme, in primis appunto rilanciare il turismo a Roma e al meglio. Certamente dovremo lavorare per potenziare la mobilità sostenibile dall'aeroporto, migliorare l'accessibilità per la città, sono numerosissimi i fronti e direi che su questo anche negli ultimi tempi, in questa difficile congiuntura, ci siamo coordinati molto, molto, molto bene, in modo molto coerente.